Davide Oldani, uno dei principi della cucina italiana, che cosa ci fa fra i fornelli della Fratelli Carli? Ma abbiamo messo assieme l'idea di portare avanti un discorso di qualità, una qualità che può essere abbinata della cucina e del prodotto, del primo prodotto, cioè un ingrediente come l'oliva, dal quale deriva poi l'olio, dal quale deriva una estrema qualità, una estrema ricerca alla perfezione della qualità. Ecco, oggi una sorta di sfida, anche perché si cerca un aiuto cuoco qui tra i presenti, possiamo dire, un aiuto chef, ma si comincia con la carne, poi c'è altro in programma? No, sì, c'è un bel progetto in ballo con questa qualità in cucina e qualità nel prodotto di tra Carli e Do e Davide Oldani, però oggi sarà più che una sfida, un divertimento. Ne prendiamo talmente tanto con tanta serietà la vita, che ci sono questi spazi, piccoli spazi dove possiamo divertirci imparando, quindi sarà un totale divertimento per me e per i ragazzi che sono qui poi a quasi sfidarsi, a rispondere delle domande che danno quasi delle certezze a loro che sono appassionati di cucina. Vedo del pesce, se non no, forse del pollo, cosa c'è? Il pollo, questo è un extra. È giusto un mio regalo, per un modo diverso per fare una ricetta classica, una versione più nuova. Allora, naturalmente non posso ancora dire perché stiamo quasi per iniziare, quindi se sente qualcuno poi non... Quindi rimane ancora tutto segreto, dobbiamo attendere. Bisogna attendere naturalmente che si inizi questa sfida e poi dopo sveleremo anche il discorso della letta di pollo. Claudia Carli, ancora una volta qui all'Emporio si cucina, si impara a cucinare, è un'iniziativa di nuovo all'insegna della qualità prima di tutto. Sì, è vero, un'altra iniziativa all'insegna della qualità. Anche in questo caso abbiamo voluto rivolgerci ad un nome direi più che importante in quello che è il panorama della cucina italiana, che è lo chef Davide Oldani. È stato disponibilissimo, ha voluto affiancarci in questo progetto, che è partito nel mese di novembre ed era dedicato ai food blogger, quindi a tutti gli appassionati di cucina. Oggi siamo qua perché lo chef Oldani sta svolgendo la finale di questo concorso con le 5 finaliste. E quindi insomma sarà una giornata sicuramente, speriamo, divertente e un'altra bella iniziativa qua nel nostro Emporio, che ormai da un paio di anni riserva sempre delle sorprese interessanti per gli appassionati di cucina. C'è un calendario di iniziative, c'è una cucina operativa veramente. C'è un calendario che ha veramente tantissimi appuntamenti e veramente uno diversissimo dall'altro, c'è quello dedicato ai bambini, c'è quello per il pane, c'è quello per il papà con il figlio, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. E Claudia Carli in cucina come se la cava? Sarebbe meglio una domanda di riserva. Dunque, Claudia Carli in cucina se la cava maluccio, ma ha spazi di miglioramento, poi magari... Mi farò dare qualche consiglio da qualcuno? Potrei approfittarne oggi e chiedere qualche cosina. Basta che i prodotti siano buoni, però la partenza è già buona, no? Sì, assolutamente. La partenza è fondamentale e anzi è stato uno dei motivi per cui abbiamo deciso di chiedere appunto allo chef Oldani se voleva collaborare con noi, perché riteniamo che il suo modo di interpretare la cucina sia veramente molto vicino al nostro poi modo di interpretare i nostri prodotti, perché comunque partiamo da materie prime che sono di un certo tipo, quindi appunto materie prime di qualità che vengono poi lavorate in maniera molto semplice, senza fronzoli eccessivi, quindi insomma con sempre un equilibrio tra sapori, un equilibrio di ingredienti, tutto molto semplice ed equilibrato.